siamo tornati. Carlo, non guardare il telefono, no, hai delle spasimanti che ti stanno guardando su Facebook e vogliono il tuo numero di telefono. No, tranquillizziamo mia moglie che è a casa che mi ascolta, spero. No, stavo ripassando la scaletta perché l'intervista che abbiamo adesso è particolarmente interessante. Sì. Siamo in compagnia del dottor Borroni, che è CEO di Wellcare, nonché l'ideatore dello startup Village di Cosmo Pharma, che è, diciamo, un luogo virtuale ma anche fisico dove tante promettenti aziende possono incontrare delle aziende più grandi che se valutano positivamente i progetti presentati possono accompagnarli per mano per fare un primo pezzo di strada per capire se il loro progetto effettivamente potrà trovare successo nel futuro. Questa iniziativa si chiama Adoption Program e quindi adesso andiamo insieme al dottor Borroni a capire in sintesi ciò di cui si tratta e poi andremo a presentare alcuni progetti particolari. Bene, buongiorno a tutti. L'Adoption Program è nato 3 anni fa come per i partner del villaggio che noi abbiamo all'interno sì. di Cosmo Pharma e dà la possibilità, come hai detto tu, proprio di proseguire un percorso insieme a delle industrie. Quindi per i giovani talenti, per le start-up che portiamo a Cosmo Pharma è un'occasione straordinaria, no? Certo. Di poter matchare direttamente con l'industria. Sì, anche perché se non sbaglio è un progetto in cui le aziende possono in qualche modo trovare quel supporto anche strategico che magari gli manca, piuttosto che invece un classico finanziamento che li traghetta dal punto A al punto B ma poi bravissimo. Magari rimane... Bravissimo. Credo che il successo appunto di Adoption Program legato a Startup Village è proprio questo, no? Cioè qui non si cercano soldi, ma si cercano, come dire, persone che già stanno nel mondo del lavoro, che sviluppano business e che possono aiutare questi giovani talenti a trovare la giusta formula del loro business model, correggerlo, modificarlo, implementarlo. Quindi avere persone, come dire, che normalmente sono abituate a sviluppare progetti non solo accademici, ma esatto. devono poi avere una ricaduta direttamente nel mercato. Esatto, poi ieri sera c'è stata proprio la premiazione delle aziende certo. vincitrici, quindi siamo anche curiosi di sapere quali sono i progetti e le motivazioni anche che hanno portato alla scelta. Certo. Allora, sono stati premiati 3 progetti dai nostri 3 partner del villaggio. Uno è IQ Nano, che è un progetto che arriva direttamente da uno spin-off universitario, che va a verificare con un home test, valutare il livello degli antiossidanti che tu hai nel corpo. Questo progetto è stato scelto da Menarini. E insieme stanno predisponendo un percorso proprio nell'area dell'integrazione, quindi un progetto che parte da un istituto di tecnologia che è uno spin-off di università, sì. quindi come vedete non è semplicemente una startup fatta da 3 ragazzi giovani che gli è venuta l'idea, ma all'indietro c'è un'università che sta sviluppando questi nuovi home test che servono proprio per verificare anche il grado di efficacia degli integratori, certo. cioè nel momento in cui assumi un integratore proprio perché ti deve lavorare verso il mondo degli antiossidanti, non sai mai se questo funziona o non funziona. Un test ti può aiutare a capire a che punto sei in fase di start e a che punto sei dopo l'assunzione dell'integratore. Benissimo, secondo progetto premiato. Il secondo progetto è un progetto molto particolare, si chiama Cardionica, e questo è uno spin-off dell'Istituto Superiore della Sanità. È un brevetto molto importante, è stato premiato da Corman e permette di andare a vedere la fibrillazione atriale, sì. che è un termine un po', però insomma è una causa di morte purtroppo. Sì, sappiamo che anche ecco. ultimamente molti sportivi purtroppo ecco. ci hanno lasciato per questo motivo. Ci sono stati casi diversi, sì. Tra l'altro sì, conosciamo tutti insomma il più recente ecco. Come dire, è importante anche per chi fa sport e per chi comunque dovrebbe essere controllato ed è controllato molto perché non si sa mai quello che può succedere. Assolutamente. I fibrillatori sono anche adesso recentemente inseriti in molti luoghi pubblici proprio perché sì. si è capita l'importanza di questa evenienza patologica. Ci sono tanti enti locali e tante farmacie ovviamente certo. che hanno certo. il classico defibrillatore fuori dalla propria porta. Questa è un'idea che supera un po' l'oltre.
perché questo è un piccolo device che tu ti puoi applicare appunto sulla parte cardiaca, sul cuore, e ha dei segnali tipo un semaforo, rosso, giallo, sì, verde, e in base al, come dire, al tuo ritmo va a verificare questi aspetti ed è in grado poi, attraverso appunto un collegamento che c'è con questo device, di stampare un tracciato del ritmo cardiaco. Quindi, pensando a una farmacia dei servizi, per esempio, questo potrebbe essere un servizio nuovo. Infatti è stato adottato da un'azienda che sta in quel mondo. Nel mondo della farmacia. Il terzo progetto? Allora, il terzo progetto invece è un progetto molto particolare, che è NIB Biotech, ed è stato premiato da Pool Pharma, ed è in fase di sperimentazione, ma è il superamento del test del PSA per chi ha problemi di prostata. Sì, il PSA, quindi, per chi non lo sapesse, è un indicatore, bravo. È un indicatore biologico che permette di capire se c'è un rischio di tumore alla prostata. Ecco, questo è un nuovo sistema che sembra più approfondito e pare, dalle ricerche che i ragazzi hanno presentato, molto più attendibile rispetto al test che comunemente ormai viene fatto, per arrivare a verificare se è il caso di fare una biopsia oppure no. Certo, quindi un test oncologico. Quindi un passo antecedente per evitare magari anche un esame, da un lato invasivo e anche costoso per il sistema sanitario. Bravissimo. Un'ultima battuta, quali sono stati, tirando le fila di questo evento 2018 rispetto allo Startup Village, le considerazioni dei partecipanti e le novità effettivamente a parte i tre premiati che sono emerse? Allora, da parte dei ragazzi degli startup, entusiasmo assolutamente, perché hanno avuto la possibilità di testare, verificare, incontrare, conoscere, pensare... Insomma, c'è voglia di imprenditoria in Italia? No, assolutamente sì, cioè, anzi la creatività italiana non ha pari. Sfatiamo quelli e anche che i giovani, anche i giovani che non sono bamboccioni. Sfatiamo questo, assolutamente, questo assolutamente, basta venire a vedere Startup Village, verificare le potenziali. Ci sono 14 startup che abbiamo portato italiane, e come ho detto ieri ce ne sono 5 invece irlandesi, perché è anche bello questo, come dire, scambio culturale tra paesi che sembrano distanti ma non lo sono. L'Irlanda, a differenza dell'Italia, ha un tessuto economico e delle industrie che sono molto aperte a questa innovazione. E non è solo sistema fiscale, no, come abbiamo imparato ieri, è proprio una forma mentis, è una burocrazia diversa rispetto a quella che è italiana, che aiuta piuttosto che ogni tanto, magari non sempre, perché non vogliamo fare i qualunquisti, però alcune volte la burocrazia in Italia dà dei problemi. Beh, ieri è nata questa, come dire, fusione tra le due nazionalità, e c'è la possibilità che qualche startup magari vada anche per un certo periodo in Irlanda. Ricordo che in Irlanda, dove sono posizionati questi incubatori, ci sono i più grandi gruppi al mondo di, tra Facebook, Apple e chi ne ha. Quindi, cioè, come dire. Certo, allora invitiamo i visitatori che ancora oggi e domani sono qua a Cosmofarma ad andare a visitare lo Startup Village. E volevo, ringraziamo. Prego, volevo solo l'ultima cosa, perché è molto importante. C'è stato, io lo chiamo un ripescaggio, nel senso che come Sanremo. My Healthy Box, che è una startup che noi abbiamo presentato 3 anni fa, ha matchato proprio in questi giorni con Fondazione Francesca Rava. Quindi le startup possono essere utili anche a Onlus, per fare del bene. Certo. In tutti i sensi proprio. Bravissimo. Benissimo, allora ringraziamo il nostro ospite e di nuovo invitiamo ad andare allo Startup Village per un approfondimento. Ma tanto ci vedremo anche domani, no? Beh sì, ecco. Perché no? Quando vuole. Perché no?